Oggi i censimenti permanenti economici, quelli rivolti alle imprese, alle istituzioni pubbliche, alle istituzioni non profit, consentono rispetto al passato di cogliere, di comprendere molto più rapidamente l'evoluzione della struttura produttiva del paese e l'evoluzione dell'organizzazione della pubblica amministrazione. L'Istat costruisce i contenuti informativi, i questionari, insieme in stretta collaborazione con i portatori di interesse e aggiungiamo nuovi quesiti e nuovi temi emergenti. E in questo modo il censimento si trasforma in uno strumento agile per tracciare i sentieri di sviluppo del paese e offre ai decisori politici, ma anche alle stesse imprese, alle stesse istituzioni, informazioni dettagliate su temi rilevanti. E, ad esempio, tocchiamo anche temi trasversali. Nel censimento sulle istituzioni pubbliche, che è appena partito a fine giugno, abbiamo inserito diversi quesiti sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sulle associate riforme della pubblica amministrazione. Chiediamo alle istituzioni pubbliche, ai comuni in particolare, se hanno aderito ai bandi, che ruolo hanno in questi progetti, se sono attuatori o esecutori, se hanno preso investimenti o se non hanno sviluppato progetti, per quali ragioni, se ci sono delle criticità legate alle procedure, alle tempistiche troppo strette, al personale che manca. Ma questo tema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l'abbiamo affrontato anche nel censimento delle imprese, che si è concluso a fine marzo e di cui pubblicheremo i risultati in autunno. Ad esempio, abbiamo chiesto alle imprese se hanno sfruttato le opportunità che gli dava il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sulle azioni, diciamo, di supporto all'innovazione, alla ricerca e sviluppo, alla digitalizzazione. Quindi affrontiamo anche dei temi in modo trasversale per vederli da più punti di vista e comprendere meglio l'economia del Paese.